Amici sportivi, buonasera e benvenuti ad A Tutto Campo. Il Pescara pareggia ancora, questa volta in casa con la Cremonese. Si pensava a due vittorie nelle due partite casalinghe, una è andata come è andata, l'altra non si è giocata e verrà recuperata quella con il Carpi il 13 marzo alle ore 18. E intanto si preannuncia una trasferta difficile, quella contro il Cittadella. Parleremo di questi e di altri argomenti tra pochissimo con gli ospiti di questa sera. Innanzitutto Luigi Mascia e Walter Nerone, che saluto. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, Walter, un Pescara che pareggia ancora, reti bianche, una squadra che stranamente subisce pochissimo. Come giudichi questo risultato, questo ulteriore E pareggio? quindi va bene. A Zeman serve solo un altro po' di tempo per mettere insieme la squadra che è nuova, quindi fra giugno e luglio secondo me vedremo il miglior Pescara. Ne sono quasi sicuro. Vabbè, scherzi a parte, stasera mi sono giocato subito il jolly. Che dobbiamo dire? Il solito Pescara che se non subisce, non ferisce, no? Non colpisce, non riesce a essere pericoloso. Il Pescara di quest'anno, che secondo me ha una difesa appena decorosa, che quando diciamo si chiude o comunque non si sbilancia, riesce a sostenere il peso delle offensive di queste corazzate della Serie B. È un attacco che per fare gol ha bisogno di un'ordinanza governativa, ormai non basta più neanche quella del sindaco. Le ha provate tutte Zeman, adesso c'ha i suoi uomini migliori, quelli che ha voluto a gennaio, almeno così si dice. Vediamo cosa riesce a cambiare. Secondo me cambierà poco comunque, per quel poco che si è visto. Luigi, tu che ne pensi? Che i cambi ci sono stati perché i suonatori in attacco erano diversi, ma la musica mi pare che sia sempre stata la stessa, un Pescara noiosetto e non riesce a darsi una svolta né tattica né di spettacolo, e vivacchia e la classifica è quella che è, con 3 punti di distacco dalla zona playoff, ma io l'ho già detto la scorsa settimana, con qualche inserimento anche nuovo di qualche squadra in più che si è inserita davanti al Pescara, e quindi mi pare che noi siamo adesso nella parte destra della classifica. E guardando le squadre che sono lì davanti, sinceramente non so cosa ne pensano gli altri, ma il Pescara non mi sembra che fino adesso abbia dimostrato di meritarli questi playoff rispetto a chi ci precede. Mi pare che gli altri, che non sono niente di trascendentale, in un campionato di livello modesto, e questo aumenta il rammarico perché questo era un campionato che, se questa squadra fosse stata creata e organizzata bene e guidata meglio, questo campionato Pescara poteva farlo suo o comunque essere a ridosso delle prime 2 o 3 posizioni. Invece nulla di tutto questo, un'annata storta dal mio punto di vista, che difficilmente si raddrizzerà. Adesso il presidente ha fiducia nel fatto dei playoff, è un fallimento se non ci andiamo. Beh, insomma, non è che i risultati purtroppo si conseguono soltanto con le sferzate o con gli auspici. È una squadra bulica, una squadra che non riesce a trovare la sua quadratura, con dei problemi endemici, dei problemi fisiologici. Non lo so se questi nuovi riusciranno in qualche modo a cambiare, a modificare il corso di questo campionato. Da tifosi ce lo auguriamo tutti, da sportivi, insomma, qualche perplessità ce l'abbiamo. Oltre all'andamento della squadra ci sono anche altri argomenti da trattare e li tratteremo con gli altri ospiti della serata. Innanzitutto saluto e do lui il bentornato Fernando Guarino, il dottor Fernando Grazie, Guarino. buonasera. Buonasera a te. Parleremo questa sera di astrologia applicata al calcio. Al calcio, allo sport e agli uomini del Agli calcio. uomini del campo. Non anticipiamo nulla per il momento e salutiamo il ritorno in trasmissione dopo un bel po' di tempo.
di Nella Grossi. Grazie. Buonasera Nella. Buonasera, buonasera a tutti. Con grande piacere che ti è un piacere anche mio poter ritornare, perché ce l'ho messa tutta affinché si possa riprendere il mio ritmo normale. Benissimo. E poi un collega, Massimo De Liberis, sportivo, lo abbiamo avuto più volte, quindi bentornato. Buonasera a tutti, grazie altrettanto a voi. Sigla. Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare, e c'è un pallone, sta viaggiando su un prato, e quando arriva mi farà sudare. Ma dimmi quando arriverai, son così teso, questa palla non arriva mai, chissà che faccia che farai, così felice e sbalordito non t'ho visto mai, a tutto campo arriverà, e un dolce del tuo Pescara qui si parlerà, chissà che faccia che farai. Senza parole, clicca se seguici. Amici di Striscia Salve, oggi torniamo a parlarvi delle clamorose valutazioni che alcune società di calcio fanno dei loro giovani calciatori, con effetti benefici sui bilanci. Pippo Russo, hai visto? Le nostre ricerche incrociate hanno sortito come effetto l'apertura di un'inchiesta da parte della FIGC. Ci sono degli escamotage che riguardano molte squadre, vero? C'è il cosiddetto metodo dei calciatori gemelli. Ah, dei calciatori gemelli, sì, due talenti calcistici omologhi appartenenti a due squadre diverse. Sì, me lo ricordo quello. Ad esempio, noi due siamo due presidenti. Ciao, tanto piacere. Piacere. Lo sai che purtroppo ho un po' di problemi col bilancio, non so come fare quest'anno. Ti posso aiutare? Aiutami se ci hai riesci. Un calciatore che ti costa zero. Sì, che mi costa zero, sì, ce l'ho. Te lo compro 1 milione di euro. Ah, 1 milione? Ma te lo vendo subito. Mi fa piacere. Grazie, non so come sdebitarmi. Sì. Perché devi fare tu lo stesso con me. Vabbè, ma io lo faccio, ma cosa mi costa? Ascolta, ce l'hai uno che costa zero tu? Certo che ce l'ho. Ti costa zero? Benissimo, te lo compro io 1 milione. Ma ecco alla grande, quindi adesso praticamente 1 milione, 1 milione, noi siamo pari, esatto. Giusto? Però nei nostri bilanci abbiamo annotato due calciatori da 1 milione, quindi il bilancio è più bello sano. Tra l'altro però io avevo un problema, ma a te il tuo serve? Ma manco per niente. E come facciamo? Ce ne abbiamo? Ma in prestito. Ah, lo diamo in prestito, sì, li diamo in prestito, loro sono andati, però noi entrambi abbiamo 1 milione annotato nei bilanci. Esatto. E queste cose mi dici che succedono davvero? E come se succedono? È il caso dell'affare fatto dal Pescara Calcio col Vicenza. I cartellini di Filippo Gambasin e Raffaele Vio vengono scambiati e i ragazzi annotati a 750.000 euro. Ma i due gemelli da plusvalenza saranno stati informati di queste cifrone? No, non sapevo niente. Non lo sapevi? Hai mai giocato con il Vicenza? No, in quei pochi mesi che sono stato non ho mai giocato praticamente. Ecco, tra l'altro, visto che non giocavi, hai detto, vabbè, posso anche trovarmi una squadra, andare via, non c'è nessun problema, ma il cartellino te lo lasciavano? Solo prestito. Solo in prestito, però il tuo cartellino non eri libero di muoverti. E per forza, a bilancio, tra l'altro, tu valevi 750.000 euro. Adesso attualmente dove giochi? Gioco al Giorgione Calcio in Eccellenza. Sentiamo ora Gambasin, il gemello contabile. Tu al momento della cessione avevi una valutazione di 750.000 euro, lo sapevi? No. No, non lo sapevi, ti hanno detto, guarda, da Vicenza andrai con il Pescara. Ecco, tu hai detto, devo andare a Pescara. Ci sei andato fisicamente? No, fisicamente no. Hai mai conosciuto nessuno della squadra che ti stava acquistando? No. Esaurito il suo contrattino, tanti saluti, arrivederci. Hai preso borsa, scarpini e sei andato a giocare in una squadra dilettantistica qui in Veneto. In che categoria? In promozione. Eccoci. Allora, c'è stata in questa settimana questa polemica derivata dal servizio mandato da Striscia le Notizie, da questa trasmissione che cerca ogni tanto di scoperchiare il pentolone, il coperchio, come si dice. E c'è stata anche la risposta del presidente Sebastiani, doverosa, perché ovviamente queste sono alcune, tra virgolette, accuse della trasmissione di Canale 5, e poi la risposta del presidente Sebastiani che ascoltiamo subito.
un fatto indubbio, no? Cioè al tifoso della strada sembra eccessiva la valutazione che è stata data a questi due giocatori. Avvio, che era di proprietà del Pescara e che è stato scambiato con Gambasin, sono tanti 750.000 euro, no? Possono essere tanti, possono essere pochi. Il valore che si dà ai calciatori non è che lo può decidere Striscia. Cioè, se per me un giocatore vale 700.000 euro, io lo vendo a 700.000 euro, se no non lo vendo. L'operazione Bio Gambasin non è stata fatta, concepita per sistemare il bilancio, ma nel modo più assoluto. Queste cose servivano nel caso in cui uno non voleva ricapitalizzare e sistemava il bilancio. Il Pescara dal 2008 a oggi ha vissuto di ricapitalizzazione e di immissioni di denaro fresco da parte dei soci, quindi è una cosa che proprio non ci tocca minimamente. Sentire che questi ragazzi non sappiano di essere stati trasferiti mi viene da sorridere, perché Vio per esempio ha giocato, è andato dal Vicenza al Giorgione in prestito biennale per 2 anni in Serie C, mi sembra che abbia fatto forse una presenza, non mi ricordo quante presenze ha fatto, e se non era nella condizione di poter fare il calciatore certamente la colpa non è mia e nemmeno del Vicenza. Ma la FIGC ha aperto sì o no un'inchiesta? Ma nel modo più assoluto, la FIGC apre l'inchiesta su che cosa? Su un'operazione che io faccio con un'altra società. E per quale motivo? Vuole decidere la FIGC se un giocatore vale 100, ne vale 500, ne vale 50? E poi se la aprirà gli daremo i documenti che ci attesteranno che noi abbiamo fatto un'operazione assolutamente lecita, come tutte le altre che abbiamo fatto in questi anni, perché ribadisco, e poi la FIGC dovrebbe aprire un'inchiesta sulle minusvalenze che abbiamo fatto quando abbiamo sbagliato i giocatori, perché io ho comprato un certo Vukušić 6 anni fa nel primo campionato di Serie A che doveva essere un crack e invece è stato esattamente il contrario, e ci siamo portati nei nostri bilanci negli anni qualcosa tra stipendi e acquisto del cartellino come 7 milioni circa di minusvalenze negli anni, e non credo che si possa aprire un'inchiesta perché uno sbaglia un giocatore o uno azzecca un giocatore. Ecco, queste le parole del presidente Daniele Sebastiani. Allora, ascoltiamo gli ospiti che ne pensano. Massimo. Secondo me sono tutte frasi di circostanza, di facciata, perché dal punto di vista della forma è ineccepibile quello che ha detto il presidente. Nessuno mi impedisce di valutare un euro o un milione di euro un giocatore perfettamente sconosciuto, venderlo al pollo di turno per tanto, il quale a propria volta mi dà un altro giocatore che chissà per quale coincidenza ha lo stesso identico valore. Sono degli evidenti magheggi per le contabilità, non è materia mia quindi non mi addentro, però sicuramente resto perplesso. La forma è una cosa ed è quella che è stata evidentemente palesata, la sostanza sicuramente sarà un'altra. Quanto a Vukušić, è vero, i famosi 4 milioni che furono investiti, poi investiti lo direi anche tra virgolette perché non so adesso se si possa parlare veramente di investimento nel giocatore stesso, a meno che questi 4 milioni non siano stati investiti per altre finalità, a noi sconosciute e probabilmente al presidente note. Nella, tu che ne pensi? Ma questa storia era venuta già fuori tempo fa, un paio di anni fa, era già venuto fuori, dopo non è stato più parlato, la FIGC non ha preso niente di Cosmo, ritorna così alla subito in piazza, non ho capito come, non lo so. Ma se c'è stata questa inchiesta distrisce la notizia, ma al di là di questo sono operazioni che nel calcio che nel calcio si fa, la Juve le fa, l'Inter le fa, il Milan le fanno tutte le società. Io non ho capito tutta sta cosa, sta accanimento contro il Pescara, non lo so perché, ma io ho i miei dubbi. Su che cosa? Sull'operazione? Oppure? Insomma. Sul fatto che proprio sul Pescara sul Pescara, sempre sul Pescara in un momento delicato. 2 settimane fa l'hanno fatto sul Cesena. Vabbè, però l'hanno il servizio di Striscia in realtà io l'ho visto integrale, che questo è stato uno stralcio. Sì. È vero, hanno focalizzato l'attenzione su Pescara e Vicenza, forse avranno avuto i loro motivi, però hanno fatto menzione di tanti altri calciatori di altre squadre che hanno compiuto operazioni analoghe. Poi l'acqua calda, il fatto di dire che queste operazioni si facciano perché le fanno tutti, comunque a mio avviso non è una motivazione, men che meno una giustificazione plausibile. Questo è vero. Questo è vero, non è perché tutti lo fanno. Non mica è detto che sia giusto. Però
Proprio perché tutti lo fanno, se c'è un organo preposto e un organo sovraordinato, e quindi questa non è una novità, evidentemente, si fa da anni, se c'è un organo che deve vigilare, e fino adesso questo organo comunque non è mai intervenuto, almeno Perciò non ci consta che sia intervenuto, non è che soltanto perché tutti lo fanno è lecito farlo, evidentemente perché comunque di fronte anche a un'evidente disinvoltura di bilancio, evidente, o di gestione, però questa disinvoltura non costituisce un illecito sportivo, né di carattere penale e né di carattere sportivo, quindi evidentemente è tollerato anche da chi dovrebbe in qualche modo vigilare. Poi da qui a dire proprio il Pescara, evidentemente è un io non lo chiamerei nemmeno un malvezzo, è un'abitudine, un andazzo che è generalizzato e diffuso, secondo me, anche in società importanti. Certo, è ovvio che quando senti dei ragazzi che dicono non lo sappiamo, insomma, forse su questo ha ragione pure il presidente, che non credo che questi ragazzi non hanno avuto... fossero ignari del loro destino, delle loro valutazioni. Sicuramente colpisce il fatto invece che questi ragazzi non abbiano avuto fino adesso grandi fortune calcistiche, nonostante valutazioni importanti. Poi è ovvio che c'è un libero mercato, non è che ci sono dei parametri per dare il valore ai giocatori, per cui a tot anni corrisponde un tot valore, se hai gli occhi azzurri oppure hai i capelli neri, e quindi alla fine le società sono libere di dare le valutazioni che vogliono. Quindi... Sì, ma infatti rientra il concetto di forma che dicevo prima, la forma è ineccepibile, poi, sostanzialmente, la sostanza probabilmente quando c'è viene qualcosa detto che in non TV, torna. Io però ricordo qualcuno che 2 o 3 anni fa, ed è qui a fianco a me, fu in questo senso lungimirante, vedi, ti faccio pure i complimenti stasera, tu non ogni li fai tanto mai a me, io li faccio a te. Un lungimirante, 2 o 3 anni fa parlò proprio di uno di questi. Proprio di lui parlai. E quindi, di lui secondo parlai. Me a titolo. Ah, e poi tra l'altro, se vogliamo tornare ancora indietro, queste cose accadevano anche 15-20 anni fa, non è che, io tra i giocatori fasulli trovai perfino un omonimo di un politico. Amendola, insomma. Adesso comunque la si pensi, è stato pure un politico, diciamo, un politico di prima fascia, di altissimo livello. Uno statista. No? Uno statista, si potrebbe dire, si può dire. Non so, il calciatore. No, quello semplicemente era un'invenzione, diciamo, contrattuale. Tant'è che basta guardare gli annuari. Allora, io su una cosa non sono d'accordo con Sebastiano, sul resto sì. Sul contesto, su tutta la storia sì. Cioè, è vero che lui non ha colpa, lui, la società, il Pescara o anche il Vicenza non hanno colpa se poi sto giocatore non è diventato un giocatore. Però la sensazione è che tanta fiducia nelle sue qualità non ce l'avessero neanche Pescara e Vicenza, perché al di là della quotazione sfugge al sottoscritto, sfuggiva nel 2015 quando ne ho parlato, sfuggiva al sottoscritto, diciamo, la dimostrazione di questa fiducia. Cioè, questa è una speranza, ok, dove l'hai fatto giocare? 3 partite di campionato primavera? 0 partite in Serie B? Un paio di presenze in Coppa Italia, credo, con il Vicenza? Sa, quelle partite già perse che non ti contano? Minuti, mai partite intere? E poi a febbraio, quindi... neanche il tempo, come si dice, farlo ambientare, una sorta di percorso, volevo fare un parallelo, Ganz viene, fa un paio di amichevole e a gennaio lo vendi. Vio, dopo non aver mai giocato, dopo non aver fatto nulla, è stato scambiato a quella cifra e poi a febbraio era al Giorgione. E adesso credo faccio il barista, non so cosa fa nella vita. Sì, ma Ganz mica è colpa del presidente. No, faccio il paragone. Insomma, uno Ganz perché lo paga tanto? Perché l'ha visto giocare. L'ha visto giocare, ma se l'allenatore non l'ha fatto mai giocare, non l'ha messo mai in campo. Raffaele mio è perché si può avere fede. Perché la fede non ha bisogno di documenti, no? La fede, il dogma, non ha bisogno di documenti. Se uno cerca i documenti nella carriera di qualcuno di questi giocatori, ma non solo di Vio, ce ne sono decine, ce ne sono centinaia. Ma se tutti quelli che arrivano dall'estero, con queste grosse società, che fine fa? Non ne sappiamo mai. Diciamo che
dove bisognerebbe intervenire è in certi meccanismi di mercato che consentono alle società, restando nella legalità, di fare operazioni che hanno solo la funzione di sbianchettare alcuni rossi di bilancio o alcuni disavanzi. Non truffano, almeno con le norme attuali, non truffano nessuno. Certo, qualcuno di questi ragazzi poi fa il finto tonto. Ora, sto ragazzo, che badate bene, questo ragazzo a Pescara arriva da Padova. Quando arriva Melchiorre, allora dice: oh, io ho preso Melchiorre e Vio, cioè ho preso un campione, un campioncino e un bidoncino, calcisticamente parlando. No, per l'amor di Dio, non si discute mai l'uomo, qua parliamo sempre di calcio. Calcisticamente parlando, un campioncino e un bidoncino, quindi l'operazione in sé per il Pescara ha prodotto 2,5 milioni di utile. Di che stiamo a parlare? È un capolavoro. Finché la legge o le norme regolamentari non vieteranno certe acquisizioni, se non diciamo suffragate da qualche parametro che io faccio fatica, perché tu un ragazzino lo vedi e dici: per me questo diventa un fuoriclasse. Poi come fai a dimostrare che io sono in cattiva fede? Io penso che quello diventa un fuoriclasse e lo pago. Quando la Juventus ha preso Del Piero, l'ha pagato per i prezzi di allora come un fuoriclasse già accertato. In realtà lui aveva fatto un po' di partite con le giovanili del Padova. Poi Del Piero è diventato Del Piero. Che fa? Facciamo l'inchiesta pure sulla Juventus che paga 500 milioni dell'epoca Del Piero? Scusa Walter, abbiamo visto poco fa un messaggio che prego la regia di mandare di nuovo in onda, è una importante comunque interessante domanda. Allora, ma come si può dire tranquillamente plusvalenza reale e fittizia? Ad esempio, lo Stato ci rimette in termini di tasse? Potete dire qualcosa al riguardo e poi si prescrive tutto? Luigi. Ma il reato fiscale dove sta se tu lo metti a bilancio? Cioè, se ci fosse stato già comunque se ci fosse stato un'ipotesi, a parte che il bilancio del Pescara tra l'altro è stato passato a setaccio, ai raggi X dalla nota vicenda di qualche mese fa, non stiamo parlando di qualche anno fa, che poi era arrivata mi pare fino alle aule giudiziarie all'Aquila, al Tribunale delle Imprese, tutto una cosa, e poi con la disamina del bilancio di cui poi non ho saputo più nulla da parte anche del commercialista, mi sfugge il nome, che l'aveva esaminato. Però se tutto questo di per sé costituisse reato o comunque in qualche modo elusione, evasione, o quelli che sono un po' nei paradigmi delle furbate fiscali che ci sono nel nostro paese, io credo che da un pezzo ci sarebbe stato quantomeno un'iniziativa di carattere giudiziario o della magistratura. Pensa ai bidoni che hai comprato il tuo Milan, devono arrestare tutti. Milan ieri, grande Milan, adesso iniziate ad essere intimoriti dal Milan voi juventini. Però voglio dire che comunque o la magistratura ordinaria o quella sportiva si sarebbero interessate, mica solo al Pescara, si sarebbero interessate a tutte queste vicende. Ripeto, fa parte di quella disinvoltura che in questo paese è un po' generalizzata e diffusa, e questo non è un fatto bello e positivo, che però è borderline. Mi verrebbe da dire, da fare una battuta, che le vio del Signore sono in questo. Allora, a proposito di questo argomento, non voglio entrare nell'argomento proprio specifico, perché tra l'altro non me ne intendo nemmeno, però dal punto di vista astrologico vorrei dire due cose. Innanzitutto, già l'ho ribadito in altre trasmissioni, per valutare un giocatore gli allenatori, la società, il presidente dovrebbero chiedere una consulenza all'astrologo, perché io ho fatto, già le ho detto l'altra volta, ho fatto un'indagine su 220 campioni dello sport, di cui gran parte calciatori, si vede già dalla data di nato, dall'oroscopo, se una persona ha la potenzialità per diventare un giocatore. Io già con Walter Nerone abbiamo discusso, abbiamo parlato dei marziani, per esempio Walter Nerone,
è un super leone che ha un aspetto molto forte di Marte e infatti è un giornalista marziano che si occupa di una di un'attività marziana che è il calcio, che è lo sport. È un giornalista. Però non sportivo. Gioca da marziano. Bisogna essere. Allora, quindi determinati giochi. Del Piero è un campione, si vedeva, perché c'ha, è uno scorpione congiunto con sì, Marte. Però io adesso voglio subito interrompere il dottor Guarino, perché sento dire di Del Piero, l'altra volta abbiamo sentito gli altri giocatori, di Gigi Riva, eccetera. Noi stasera non usciamo da questa trasmissione perché abbiamo tanta curiosità, se non sappiamo se Sebastiani e Zeman sono marziani. Allora. E altrimenti cosa sono? Cosa dicono allora, no, gli astri di Sebastiani e allora, di Zeman? Devo dire questo, che cioè, innanzitutto non ho le ore di nascita, l'ora di nascita di questi due grossi personaggi, soprattutto della. Però qualcosa si può dire. Ecco, a proposito di queste indagini, no, indagini, queste dicerie, queste cose qui, in questo momento dirigente Sebastiani, che è il presidente della società, ha un Giove non tanto favorevole. E Giove crea un po' di confusione, si fanno delle dicerie, delle cose. Non è un momento proprio molto bello avere un Giove contrario, perché Giove è il pianeta della fortuna, eccetera. Per quanto riguarda il carattere, devo dire che il presidente è un super acquario, un segno dell'acquario che è un segno molto fantasioso, intelligente, ha una grande intelligenza, e poi soprattutto è un soggetto che generalmente gli acquari che hanno delle trovate anche geniali e soprattutto che non amano imposizioni da parte degli altri. Le persone dell'acquario vogliono sentirsi liberi e lui mi sembra una persona molto indipendente. E poi c'è un'altra caratteristica del presidente, cioè io mi piacerebbe anche conoscerlo perché mi piace fare gli oroscopi sapendo anche alcuni dati personali eccetera, però per esempio lui c'ha un Urano, pianeta, noi abbiamo 10 pianeti, il pianeta Urano è il pianeta governatore del segno dell'acquario e lui ha un Urano molto forte, quindi ecco perché parlo di un super acquario quindi che ha molte caratteristiche del segno dell'acquario e quindi e devo dire che generalmente, lei sa che i segni si dividono acqua, fuoco, terra eccetera e si parla di triplicità. Per esempio lei è dell'Ariete, mi sembra che mi ha detto. Allora, l'Ariete, il Leone e il Sagittario fanno la triplicità del fuoco e quindi questi tre segni vanno d'accordo tra di loro, quindi questo nel campo affettivo, nel lavorativo, eccetera. Poi c'è la triplicità di Aria, che sono Gemelli, Bilancia, Acquario. E Sebastiani è un acquario. Quindi, per esempio, Sebastiani andava perfettamente d'accordo con Massimo Oddo, che è del segno dei Gemelli. Tra i due c'è un feeling proprio, è una cosa proprio istintiva. Se io quando vado in qualche, cioè, quando vedo una persona che della Bilancia, della quale mi trovo perfetto, perché io pure sono Gemelli. Mentre invece il Toro è un segno di terra. Terra significa Toro, Vergine e Capricorno. Purtroppo tra il Toro e l'Acquario questi sono due segni che non sono messi a 90 gradi l'uno dall'altro. Quindi è un quadrato, sono inquadrature. Non sempre legano, quindi c'è sempre, infatti mi sembra che dalle cronache se ogni tanto si beccano. Però poi diremo altre cose anche allora, sui giocatori. Pubblicità fra pochissimo, diciamo di Zeman. Ecco, torniamo in diretta quando sono le 22:03 minuti. Allora, eravamo rimasti all'oroscopo comunque a Zeman. Sì. No, a Sebastiani, ora passiamo a Zeman. E a Zeman, certo. Allora, Zeman è un segno del Toro fortissimo, perché c'ha due o tre pianeti nel Toro e c'ha un'altra caratteristica, che c'ha Marte, pianeta Marte, nel segno dell'Ariete, quindi la forza, come tutti i grandi uomini dello sport, c'ha un Marte molto forte, quindi già questo. E c'ha questo segno del Toro che il segno del Toro è un segno molto affidabile, molto deciso e difficilmente
si fa smuovere dalle sue idee, insomma, ecco, quando decidono una cosa, cioè, quindi molto fermo, calmo, apparentemente paziente, amante della natura, mi sembra che questo lo ha detto anche lui, che gli piaceva pescare perché c'era proprio il mare, eccetera, amante della natura, e generalmente una persona molto possessiva, e possessiva anche con, negli affetti, nelle cose, molto stabile, è uno dei segni più fedeli in assoluto. Sia alla moglie o alla compagna in genere, molto fedele, e anche molto fedele nelle amicizie. Avere l'amicizia di un toro è importante, è difficile, perché loro difficilmente sono un po' diffidenti. Quando concedono la fiducia a una persona sono amici per sempre, sono proprio gli amici più fidati. Ecco, Nella, che cosa è successo tra Zeman e Sebastiani, secondo te? Non lo so. Si vede che si stuzzicano a vicenda, non lo so, insomma, che cosa è potuto succedere. Forse è cominciato con questa storia che la squadra, non la squadra, l'ha fatto Sebastiani, l'ha fatto lui, però giustamente, come ha risposto Sebastiani, Memushainen faceva giocare, Benarind faceva giocare, non si poteva tenere queste persone qui messe, diciamo, inattive. E allora si è dovuto arrivare alla cessione. Questo si becca, non si vede che c'è un qualcosa che chi non riusciamo a capire. Chi ha ragione secondo te? Ma, comunque difficile. Se il presidente paga, io dipendente, il dipendente dovrebbe un po' rispettare le cose. Allora, ascoltiamo sempre il presidente Sebastiani proprio sull'argomento Zeman, ben stuzzicato come sempre da Massimo Profeta. Ho assistito alla telefonata con Zeman, c'è un rapporto molto cordiale, malgrado tutto, vi divertite, vi siete messi d'accordo? Noi ci divertiamo molto, perché effettivamente poi venerdì noi siamo stati a cena insieme. Però si divertono meno i tifosi con questa storia, cioè non la potete finire. Ma io non so per quale motivo si dovrebbero divertire o non divertire i tifosi. Ribadisco, se il mister dice che io ho fatto la squadra, vuol dire che dice una cosa che non risponde al vero, perché ribadisco, se l'avessi fatta io mi sarei tenuto tanti giocatori, che invece qualcuno a Pescara dice che io ho voluto vendere, e non è assolutamente così, perché Benali non l'avrei mai mandato via, Memushainen non l'avrei mai mandato via, Bruno non l'avrei mai mandato via, così come non avrei mandato via Zampano, solo che c'era la volontà del giocatore. Negli altri casi non c'era la volontà del giocatore. Un fatto è certo, Zeman è il dipendente modello per un presidente di una società di calcio, perché è un grande aziendalista, questo lo possiamo dire. Ma Zeman è un dipendente modello... Cioè non ha mai rotto le scatole, diciamola tutta, perché ma magari Zeman c'era anche qualche giocatore che avrebbe voluto, non è arrivato, però non è successo nulla. Lui allena tutto quello che la società gli mette a disposizione. Ma fa l'allenatore. Sì, però senza creare nessun tipo di problema. Ma fa l'allenatore. Nessun allenatore si permette il lusso di andare in televisione a dire io volevo Profeta e mi hanno portato Sebastiani. Giuliani. Cioè, non funziona così, no? Cioè, perché poi, voglio dire, magari arriva Profeta che è più forte di Giuliani e poi il merito è dell'allenatore? No. Il merito magari va suddiviso con chi tutti i giorni fa questo mestiere. Non ho assolutamente nulla contro il mister, anzi, hai appena ascoltato, noi abbiamo un ottimissimo rapporto. Il problema è che io ho 53 anni e mi sono rotto le scatole di sentire le cose che non vanno. Allora, devo rispondere a tutto, per forza devo rispondere a tutto. Quando non risponderò più vuol dire che sono diventato un menefreghista, non me ne frega più niente. Forse sarebbe il salto di qualità. Mi permetto di dire da parte del Presidente, se un giorno dovesse ritenere in modo opportuno di non rispondere sempre. No, il salto di qualità. Ma vedete, quando uno ha la coscienza a posto può rispondere. Il problema è quando uno non risponde, non può rispondere. Io ho sempre potuto rispondere. Ma certe volte il silenzio è d'oro, Presidente. Ma il silenzio è d'oro per chi purtroppo c'ha qualcosa da nascondere. Io non c'ho nulla da nascondere, quindi il silenzio da me non l'avrete mai. È esagerato però affermare, continuare a affermare che in caso di mancato raggiungimento dei playoff sarebbe un fallimento. No, sarebbe un fallimento grosso. Allora, sarebbe un fallimento, ma questo non glielo dici tu. Sarebbe un fallimento grosso. Questa è una squadra che può ambire a... Può sì, ma non deve. È diverso. Se può vuol dire che deve. No, se no, non è che facciamo le squadre può. E poi arriviamo, retrocediamo e diciamo, ma poteva. No, può vuol dire che deve. Allora, può, deve, eccetera. Un ottimo rapporto, dice, con Zeman, con di Sebastiani. Ecco, voglio dire, su arrosticini e pesce secondo me vanno molto d'accordo.
su queste altre cose o facciamo un'indagine, questa volta vera, su Profeta e Sebastiani, cioè se Profeta provoca ad arte o è Sebastiani che si fa provocare ad arte, perché ogni volta che si incontrano ci regalano sti siparietti dove come dire, viene fuori quello, diciamo, quello che sembrerebbe fuggito dal senno, dalla provocazione. L'idea mia è che un presidente che non vuole fare polemiche è un presidente che, quando vede un microfono, un taccuino, si diceva una volta, gira a strada. Boniperti era un maestro in questo, lui diceva che non leggeva mai i giornali, che non seguiva i processi, le cose come in televisione. Scipiglia. Dopodiché è noto che Boniperti la mattina alle 7 aveva letto 9 giornali e, se non l'aveva visto la sera, aveva la cassetta del processo dell'altra trasmissione, se si parlava di Juventus lui sapeva tutto, però non gli cavava una parola perché non la voleva dire. Adesso io non lo so quando è che Sebastiani comincerà a non rispondere, secondo me nel suo personaggio. Di certo, secondo me in questo giro Sebastiani forse ha sbagliato il tempo dell'intervento, perché lui era in una posizione, secondo me, blindata. Dopo le vicende natalizie di mercato, Zeman era andato un po' oltre. Il mercato sembrava aver portato, diciamo, giocatori più graditi, siamo più squadra. Un presidente, diciamo, un po' più cinico, io uso sta parolaccia, si mette alla finestra e aspetta, perché se la squadra vince, ha vinto pure lui. Se la squadra non vince, dice, ma hai fatto vendere i migliori, hai voluto questi, mo che vuoi da me? Cioè, questi però sono i miei pensieri in libertà. Io non sono né il maggior azionista della società né il suo allenatore, quindi prendo atto di quello che dicono. L'impressione è personale, però proprio così, da persona così che segue un po' la televisione, i giornali, eccetera. Secondo me sono due grosse personalità, Zeman, perché sono proprio anche molto ben caratterizzati, e che in fondo si stimano, loro hanno ognuno la stima dell'altro, e quindi, anche se in certo senso si sopportano, secondo me sotto sotto questi non litigheranno, secondo me. Io non vedo, anche se in questo momento ci sono un po' di fermenti, non lo so, ecco, la mia impressione è questa, che forse, come tutti i tifosi, noi avevamo grandi speranze, ci illudevamo che per casa poteste tornare subito in Serie A, insomma, non è tanto semplice. Poi Luigi l'ha detto chiaramente, ha detto, nel campionato di Serie B non è che ci stanno, se anche le altre squadre non sono un granché, mi sembra che la Cremonese, di cui qua si era detto tutto, oh, che pareggio, no, deludente, eccetera, poi invece martedì ha battuto 2-0 anche una grossa squadra. Ma poi hanno giocato pure il secondo tempo. 2-2. Poi hanno giocato pure il secondo tempo. Ah, il secondo tempo. 2-2. Io ero rimasto sul 2-0. No. Comunque sono pure una grossa squadra. Però, ecco, sono... Io dico che se... Luigi, chi ha ragione, Zeman... Questa beautiful della famiglia Forrester, Sebastiani Zeman, va avanti e ci garantisce tutte le settimane le interviste di Massimo Profeta con Sebastiani, ma che vadano avanti fino alla fine del campionato. Poi dispiace un po' che magari tutto questo sul campo il sabato, quando gioca il Pescara, non produca grossi risultati, perché poi non si sa dove inizia e dove finisce l'una cosa e l'altra, ma in effetti... Credo che le sortite di Sebastiani è un fallimento se non andiamo ai playoff. Zeman che dice no, la squadra fatta Sebastiani, fino adesso tutto questo non mi pare che abbia prodotto molto dal punto di vista tecnico, calcistico e tattico. Ha prodotto però il risultato che ogni settimana siamo lì col fiato sospeso, come quando si aspetta una puntata del commissario Montalbano per sapere che cosa è successo e quale sarà il nuovo episodio della settimana. Insomma, il calcio è un'altra cosa, forse sarà il caso che in qualche modo questi due si vedano. Io ho avuto modo di dire che non è che c'è un decreto
del Presidente della Repubblica oppure una legge che è stata approvata dal Parlamento in scadenza che imponga di stare insieme a Sebastiani e Zeman. Ha detto bene Nella, Sebastiani è il datore di lavoro di Zeman, se decide di disfarsene come allenatore, magari continuare ad andare a mangiare gli arrosticini, vedersi a cena per un buon brodetto di pesce, ma se il rapporto da un punto di vista calcistico e logoro è consumato non sono obbligati a stare insieme. Però questa settimana aggiungo un dettaglio in più tra i rumors che già avevo in qualche modo preannunciato giovedì scorso: tutti mi dicono che questo benedetto Stellone sia già a Pescara, che in qualche modo stia prendendo casa a Pescara. È si una cosa. Si era detto pure dedicarlo, però. Sì, però questa cosa è buttata lì e io la do come pettegolezzo, ma questa settimana ho avuto ulteriori riscontri rispetto a questa cosa. Che cosa significa? Significa che il rapporto Zeman-Sebastiani si è già esaurito, sta per esaurirsi già in questa stagione, oppure che evidentemente il rapporto è al capolinea, si daranno la mano alla fine di questo campionato, faranno magari un'ennesima cena insieme, però poi ognuno va per si scoprì proprio, che lo stellone era destino. Quello metaforico. Scusa Luigi, però io dico, se questa squadra l'ha fatta il presidente e l'allenatore non era d'accordo, dicevano arrivederci e ciao, ci siamo visti. Ma lui l'ha detto che a settembre era a lui. Invece il tutto questo legato, è iniziato con la dichiarazione vero, di Zeman. Però su sta cosa a settembre io me ne volevo andare, ma poi mi hanno detto che non su sta cosa, dei presidenti che fanno la squadra e gli allenatori che dicono non è la mia. Io vorrei fare due banali esempi così per riflettere. L'Empoli era stato pensato per Vivarini o contro Vivarini, certamente non per Andreazzoli. Fu un mezzo scandalo cacciare Vivarini, oggi l'Empoli è primo. Allora era un punto dai player dal secondo posto al terzo posto. Il Milan, tanto per girare diciamo il coltello nella piaga, non era mica stato progettato per Gattuso. Mo saranno le stelle, gli astri, quello che è, però via Montella arriva Gattuso e il Milan purtroppo e dopo va meglio, qualcosa, perché sono purtroppo per molti italiani. Purtroppo perché devono giocare col Milan, anche un punto diventa fondamentale. Voglio dire, ci sono delle situazioni in cui l'allenatore, al di là del fatto, al di là che abbia fatto o meno il mercato, guarda i suoi ragazzi e dice: tu mi sa che sai fare il terzino e tu mi sa che sai fare il centrocampista e ti faccio giocare là. Dove hai giocato o come hai giocato, quello che diceva quell'altro non me ne può fregare di meno. Altera. Certo, è difficile che un allenatore possa mettere un portiere centravanti, ma magari impiegando diversamente alcuni giocatori li si fa rendere di più. Non capisco perché, se c'hai uno Zeman, ma non è il solo, se c'hai uno Zeman, la squadra o la fai come dico io non va bene. Allora, chi ha detto che non volevo dire? Però sabato abbiamo visto che 3-4 li ha cambiati, quindi forse cominciato a uscire da quel binario che dice la squadra non è quella che dico io, quindi non va bene. Allora vorrei dire una cosa. Allora si parla di dice il presidente, i dipendenti. Allora l'allenatore non è un dipendente, però a modo suo, ossia se la squadra va male l'allenatore è il primo responsabile. Cioè, faccio un esempio: se un direttore generale sceglie un chirurgo che non va e le operazioni vanno male, un reparto che non va, la colpa non è del direttore, la colpa è del chirurgo, ossia del primario chirurgo. Cioè, quindi, allora nel calcio è l'allenatore che fa, l'abbiamo visto proprio il caso lampante. È stato il caso di Gattuso nel Milan. Allora, io dal punto di vista astrologico posso dire questo, che purtroppo Montella era del segno dei gemelli. Come non aveva lo stellone. Come Ancelotti, tutti e tre del segno dei gemelli, che sono stati tutti quanti... Nel avevano Saturno contro. Sono stati fatti fuori uno dietro l'altro. Avevano Saturno contro fino a... Perché hanno avuto Saturno contro. E noi abbiamo avuto il caso di Massimo Oddo, che è un caso proprio da manuale di astrologia, perché Massimo Oddo, un gemelli ascendente Ariete, un Marte molto forte, è andato fortissimo.
Però c'è un altro problema nel caso dell'oroscopo, che bisogna vedere qual è la dominante. Nel caso di Oddo la dominante era anche una luna nel Capricorno e molti strateghi, i migliori allenatori, tra cui abbiamo Sarri, è del Capricorno. Allora, questa luna nel Capricorno di Massimo Oddo è andata benissimo nel 2015, a settembre 2016 è arrivato un aspetto nefasto di Giove sul Pescara, sulla città di Pescara, sul Delfino e su Massimo Oddo su questo punto. E non c'è stato verso, è stato un anno veramente in cui sembrava che volassero le cornacchie sul meno male che non facevo il campo e noi che pensavamo che fosse Montari appena a dicembre Saturno è uscito fuori dal segno dei gemelli, dal segno del contrario, Oddo ha vinto 5 partite di seguito, è tornato a essere quello che tuttora adesso si è trasformato, è tornato ad essere quello che quindi io dalla parte dell'astrologo che credo a queste cose. Nel caso di Gattuso è un super capricorno fortissimo, ha caricato questa squadra, sono diventati, non so, Bonucci e cioè, che non valevano più niente improvvisamente. Beh, Bonucci no, che non valeva stanno più dimostrando, niente. È diventata Bonucci una difesa insormontabile. Vabbè, poi insomma. Allora, pubblicità, poi torniamo e diamo spazio agli amici da casa. Ecco, torniamo in diretta quando sono le 22:25, quindi da un astro all'altro e passiamo ai nostri amici da casa, vediamo un po' i messaggi che ci stanno mandando. Allora, che sia di buon auspicio, 1-0 per il Pescara, gran gol di Pettinari, saluti e buon voto a tutti, Antonio. Allora, buonasera, sono Aldo Tirinnanzi, caro maestro. Perché ci deludi? Sei l'ultimo baluardo di un calcio alla deriva, senza più cuore e tecnica. Perché, caro maestro, non abbandoni una squadra che non ti appartiene, che non ti merita e non ha niente di te? Il tuo calcio è divertimento, gioco, voglia di divertire, gioia. Questa squadra è noia, anticalcio, tristezza con pessima qualità. Ti prego, abbandona questo scempio, salva il tuo onore e continua ad essere Zeman e non Giorgio Rumignani. Eh beh sì, forse. Dopo le notizie di inizio settimana, da parte di notiziari satirici, Zeman sta facendo miracoli con questo organico, plus valutato. È molto simpatica e satirica anche questa. Totò e Peppino continuano a beccarsi, ma che abbiamo fatto di male noi poveri tifosi per meritare tutto ciò? Vergogna, portate rispetto. Buonasera a tutto campo. Dovere crederci, come è successo in precedenza, tutti poi sul carro di Piazza Salotto. Concludo dicendo, Striscia non sa nemmeno di cosa sta parlando, avanti 36. Buonasera, ma secondo voi è vera la voce di Stellone per il prossimo campionato? Ciao Tatiana. Ciao Tatiana. Walter ha risposto. Ma sì, dai, ci può stare. Poi, ma sarebbe... L'anno scorso il Pescara ha preso Zeman a febbraio per quest'anno. Cosa ci sarebbe di scandaloso se il Pescara stesse pensando a un allenatore o abbia già pensato? No, se il Pescara ha già pensato a un allenatore per il prossimo anno. Io non lo trovo scandaloso, finché la cosa non diventa condizionante per il lavoro di oggi, non lo vedo. Ci sono stati casi in cui allenatori hanno condotto la squadra alla fine campionato e l'altro era stato praticamente già annunciato ufficialmente, lavorava già al mercato. Allenatore quindi, bravo. Certo, tra l'altro è uno bravo, con una carriera di tutto rispetto. Non è scandaloso questo, casomai sarebbe scandaloso negarlo di fronte all'evidenza. Non è scandaloso. Certo che se Zeman dovesse rimanere l'anno prossimo, a meno che non compia il miracolo di vincere il campionato, allora direi che c'è qualcosa che non, come si dice, che abbiamo preso una topica tutti, ma quella sarebbe la sorpresa. Altri messaggi. Buonasera a tutti, Pescara, fin quando per difendersi richiama in difesa tutti gli effettivi, non potrà mai offendere. Per gli attaccanti ripartire dalla difesa è dura e quando arrivano nei pressi dell'area avversaria sono senza forze e con la difesa schierata. Questa è la mia idea, questo è il Pescara. Ma Domenico. Non è così.
Sono abbonato, tifoso, e vado allo stadio per vedere una partita, ma una domanda me la faccio. La TV calcistica nazionale si chiede degli degli 0 a 0. Lui critica la sua squadra, un anno e mezzo per non riconoscersi, perché non se ne va? Mario da Pescara. Secondo me faremo una brutta fine, l'anno prossimo faremo come il Teramo di oggi. Speriamo di no. Dal diavolo. Striscia di queste operazioni aveva tirato in ballo squadre come Chievo, Lazio, Samp, Inter, eccetera, quindi il nulla. Gravion non gioca perché Campagnaro è a gettoni e adesso non è infortunato. Un altro paradosso di quest'anno, un parere dal signor Mascia. Beh, non conosco il contratto di Campagnaro, sapevo che in effetti sì, Campagnaro non ha uno stipendio vero e proprio, ma veniva comunque retribuito secondo le prestazioni. Non, anche qui non si può fare dietrologia. Gravion aveva fatto peraltro un buon esordio, ma mi risulta che sabato abbia ottime chance di giocare perché Perrotto è squalificato e quindi questo nostro amico e spettatore vedrà Gravion sabato. Una coppia inedita, perché fino adesso Gravion e Campagnaro non hanno mai giocato assieme, e quindi vediamo anche questa ulteriore coppia di centrali. Volevo dire una cosa sul messaggio di prima, il terzultimo, credo che parlava di valori tecnici e di cuore, anche credo di signorilità che ormai sono merce rara. Io devo fare un plauso a Stroppa, che è stato un gran signore, perché non mi risulta che ci siano molti allenatori che si dimettano, e Stroppa strappò un contratto in Serie A dopo pochi mesi. Nicola. E tra l'altro, ecco, forse anche Nicola. Nicola, e tra l'altro il calcio che gioca Stroppa in Serie B forse è il calcio più zemaniano che oggi ci sia in Serie B, perché la classifica del Foggia finora era stata bugiarda, oggi inizia a essere una classifica più aderente alla realtà, perché il Foggia probabilmente è una delle squadre che gioca il miglior calcio in questa Serie B, molto molto povera di valori tecnici. Stroppa, il gioco di parole. E comunque, tanto per la precisione, per rendere merito ai colleghi bravi, la vicenda di Striscia, con tutto il rispetto per una trasmissione che ha indubbiamente anche dei meriti giornalistici, è acqua calda, brodo riscaldato. Se quelli di Striscia hanno letto in ritardo il centro del marzo 2016. Il centro del marzo 2016 portava le cifre del bilancio del Pescara dell'anno prima, però, dell'ultima campagna acquisti, c'era Raffaele Vio, c'era Melchiorri, c'era il ragazzo andato alla Bergamo per 1,5 milioni. Il centravanti, una cassa di risonanza. Voglio, ho capito che la cassa di risonanza, ma se la cassa di risonanza suona 2 anni dopo è fuorviante anche per il pubblico, perché al pubblico che gli dici adesso quello che si sa dalla primavera del 2016, esattamente 2 anni fa, credo 24 marzo. Io te l'ho detto, ho detto, ma come, sta storia era 2 anni fa. Ne avevo parlato modestamente. Lui mi è buon testimone, modestamente ne avevo parlato. Ne avevo parlato io in trasmissione, però lasciamo perdere, io stavo scherzando. È uscito sul giornale più autorevole della regione, con date, cifre, nome, eccetera. Adesso arriva quello vestito come un gelataio, non so come si chiama perché non seguo quella bella trasmissione, e mi viene a fare lo scoop 2 anni dopo. Diamo pure realtà alle cose. Quella è una trasmissione di spettacolo che ogni tanto fa queste irruzioni nel mondo dello sport, di cui evidentemente poco sa, e non ha detto niente di nuovo. E non vorrei che si alzasse il solito polverone per una storia vecchia. Poi dopo, se ci sono illeciti fiscali, è un altro ragionamento, si fa in altra sede. Oggi come oggi, tirare fuori quella storia lì, perché poi arrivano i tifosi che ci fanno le battute, che ci inzuffano il veleno. È una storia vecchia e nota. Vecchia e nota agli addetti ai lavori. Allora, altri messaggi e poi faremo la pubblicità per poi andare a collegarci con Cittadella. Allora, buonasera, ogni giorno vedo che il pessimismo regna sempre di più, ma ricordo sempre che oggi non esistono più società blasonate. Vicenza e Modena docet, sempre Forza Pescara. Max di Cerratina. Un ottimista.
Ma basta con questa storia dei complotti, dal 6 febbraio Striscia ne parla, piuttosto la politica si è distaccata troppo dallo sport dove girano milioni di euro, gente da 25 anni con conflitti di interessi. Indipendentemente dalle valutazioni, com'è possibile trasferire un calciatore ad altra squadra senza la manifestazione di volontà dell'interessato, senza coinvolgere il calciatore trasferito? Questo è verissimo. Bravo. Quindi quei ragazzi che dicono io non ne sapevo niente, di che cosa stanno dicendo? Ancora altri messaggi. Walter, anche Koulibaly, che ha giocato al parchetto del suo paese, è venduto oltre 2 milioni. E allora? È un reato. Ancora avanti. Allora, la difesa dell'ex, per fortuna, sindaco di Pescara, a difesa dell'operato del ragioniere è molto triste. Ma davvero bisogna accettare queste compravendite sospette solo perché ci è abituati ad operare in questo modo? Anche se non è una truffa, non è accettabile per il bene del Pescara che operi sempre così. Ricordatevi che arriverà il punto di rottura e poi il presidente lascerà la società con più problemi di quando l'ha presa. Questo è un ragionamento. Donnarumma, Cutrone e Calabria sono costati al Milan circa 1 milione. Bisogna sapere comprare. Questo si chiama calciomercato. Scusa, non ha comprato il Milan, l'ha cacciata dalla sua primavera. Bravo. Vabbè, 1 milione il fratello di Donnarumma. 1 milione il fratello di Donnarumma. Per tutte e tre, che però è legato all'affare Donnarumma. Quindi alla fine. Ma no, non ha pagato la cacciata alla primavera. Non so quanto sia costato quando erano ragazzi. Che c'erano 12 anni. Pubblicità, poi andiamo a vedere, a sentire quella che è la vigilia a Cittadella. 22 e 38 minuti, torniamo in diretta dagli studi di Rete 8 e allora andiamo a questo punto proprio a vedere che cosa succede in casa del Cittadella con Diego Zilio. Buonasera Diego. Sì, buonasera a tutti. Allora, come si preannuncia questa partita tra Cittadella e Pescara? Il Cittadella va meglio fuori casa, se sei d'accordo, e meno in casa? Beh, non c'è da essere d'accordo o non d'accordo, sono i numeri a dirlo. Cittadella è la squadra che va meglio di tutte fuori casa, ha già raccolto 9 successi esterni in questa stagione e sarebbe abbondantemente prima se per paradosso si giocasse solo in trasferta. E invece in casa un rendimento da play-out, perché sono 16 punti ottenuti sin qui, quindi piuttosto pochi per una squadra che vuole stare comunque ormai insomma, in quella posizione o comunque lotta per i play-off. E sul parcheggio si potrebbe appunto ragionare parecchio. In genere l'impressione è che queste difficoltà di rendimento in casa siano dovute al fatto che comunque le squadre che arrivano al Tombolato, lo stadio della Cittadella, per quanto possa essere strano, perché non parliamo chiaramente del Bernabeu di San Siro, ma parliamo di un stadio di neanche 8.000 posti, comunque tutte le squadre che vengono qui in genere si chiudono parecchio e questa squadra ha mostrato di avere un po' di difficoltà contro avversarie così chiuse e che puntano sulle ripartenze, sul contropiede, mentre fuori casa trova spesso più spazi e dunque può distendersi, diciamo, meglio e colpire. In realtà il Pescara non dovrebbe chiudersi, almeno sulla carta. No, ma infatti credo che il Pescara sia forse assieme all'Empoli ha affrontato sabato scorso appunto la Cittadella, una delle poche squadre che ha un'altra filosofia di gioco chiaramente, e questo se non altro garantisce, almeno sulla carta, garantisce che sarà una bella partita quella di sabato. Senti, ecco, per quanto riguarda la formazione, già hai delle notizie su quella che potrebbe essere la probabile squadra in campo? Guarda, è una settimana piuttosto particolare questa, perché è già stato, almeno per il Cittadella, non per il Pescara, a causa del rinvio della sua gara, comunque il turno infrasettimanale che ha portato un po' a scombussolare i piani soliti. Ti dico solo questo, sono tornati da Chiavari, casa dell'Entella, nella notte di mercoledì, intorno alle 5 del mattino. Mercoledì ovviamente il gruppo è stato diviso in due, quindi chi aveva giocato ha fatto una seduta defaticante. Oggi ha nevicato abbondantemente a Cittadella, per cui hanno lavorato in un pallone presso statico, quindi solo con un richiamo di atletica, ma vere e proprie prove generali non possono essere state fatte, appunto perché è una settimana tipica. So che la seduta video ad esempio è programmata domani, in quello che sarà l'ultimo allenamento nella mattinata.
e per cui sì, prove da cui carpire, diciamo, probabili 11 non ci sono state. È chiaro che appunto perché si arriva al terzo impegno nel giro di 7 giorni ci saranno variazioni rispetto alla squadra di martedì contro l'Entella e di sabato contro l'Empoli. In linea di massima è possibile abbozzare una probabile formazione con due o tre dubbi che chiaramente sono presenti. Uno riguarda il portiere, perché Alfonso, portiere titolare, è in panchina due partite ma ha un piccolo risentimento muscolare, quindi è da valutare se sarà rischiato o meno, altrimenti giocherà ancora Paleari. In difesa, a mio avviso, sono sicuri i due centrali difensivi, Scaglia e Varnier, e anche Salvi, da valutare il quarto elemento, che potrebbe essere Benedetti, terzino sinistro, oppure Pelagatti, utilizzato nelle ultime giornate come terzino destro, e in quel caso cambierebbe di fascia Salvi, che può ricoprire sia il ruolo di terzino destro che sinistro. Al centrocampo l'unico sicuro è il regista Emanuele Iori, il capitano, verge basso del rombo di centrocampo, il modulo è un 4-3-1-2 di Cittadella, quindi con il centrocampo appunto a rombo, da valutare chi agirà come mezzala. Potrebbero essere Schinetti e Settembrini, uno a destra e uno a sinistra, ma entrambi in ballottaggio con Pasa e Bartolomei, li abbastanza variati, venturato nel corso della stagione. Trequartista, si preannuncia un ritorno di Chiaretti, che tra l'altro è una storia particolare, perché proprio Zeman la voglia a suo tempo, sembrava lo volesse insomma, a suo tempo col Pescara. Chiaretti, che era infortunato ma si sta allenando in questi giorni, per cui dovrebbe rientrare sulla tre quarti, e in attacco a mio avviso dovrebbero esserci Quamè e Vido. Contro l'Entella hanno giocato Arrighini e Strizzolo, diciamo che lì due, Quamè è quello sicuro, è stato tenuto a riposo martedì nel turno intrasettimanale, è in grandissime condizioni, quindi dubito che è chiaro che andrà in campo, insomma dubito che vanno a fare il fiatare ancora, credo con Vido al suo fianco appunto. Grazie Diego, ti ringraziamo, e dunque vedremo come andrà a finire questa partita tra Cittadella e Pescara. Grazie e buona serata. Dunque una partita che comunque, al di là di quello che può sembrare dai numeri, rappresenta una partita molto difficile, perché il Pescara in questo momento segna poco, e già dire segna poco è errato, perché non segna quasi per niente. Massimo. Sì, come diceva Luigi all'inizio, Pescara sta vivacchiando e io personalmente non mi aspetto niente di più. È una stagione andata così, la squadra è fondamentalmente mediocre dal punto di vista meritocratico, nonostante le squadre che ci precedono non siano chissà quali caterpillar, però Pescara occupa una posizione in classifica aderente alla realtà e anche a quelle che possono essere i valori che vengono espressi. Per quanto riguarda la partita con il Cittadella, il Cittadella occupa una posizione di tutto prestigio, è la classica squadra che si è sempre ben comportata in Serie B, anche anni fa era sempre una squadra che ha giocato un buon calcio, virtuosa. E probabilmente sarà una partita ostica per noi e tutto sommato, se dovesse capitolare il Pescara, non ci sarebbe nemmeno da rimanerne più di tanto meravigliati. I valori sono questi, quindi non sono né ottimista né pessimista, ma prevalentemente realista. Nella. Ma io, guardi, fino all'ultimo spero acchiappare almeno l'ottavo posto per poter andare a fare i playoff, perché veramente insomma una cosa che mi prende, ecco, playoff è una cosa importante, ci siamo con 8, ci siamo arrivati da ultimi, siamo andati a fare la finale, pertanto guarda, voglio sperare fino alla fine, chiedo ai ragazzi impegno, perché veramente noi la piazza la merita. E questa cosa, soluzione, è che diano il massimo possibile. Allora, Guarino. Io passerei la parola agli esperti, perché io poi ho delle cose molto interessanti su alcuni giocatori del Pescara, da dire dal punto di vista mio. Invece un pronostico su... No, questo è difficile fare i pronostici sul Pescara, già ci siamo visti, è quasi impossibile, perché è una squadra imprevedibile, per il momento, però... Poi ti dico, dai.
Io un pronostico posso fare sulle elezioni di domenica. Non sono consentiti. Sarebbe pure facile. Non sono consentiti. No, non sono in grado di fare un pronostico. Il Cittadella, una squadra che mi impressionò moltissimo all'andata. E una squadra che vince 9 partite fuori casa. Stavo cercando di ricordare anche le migliori squadre della Serie B a questo punto del campionato, perché mancano ancora 14-15 giornate, se non vado errato. 9 partite fuori casa vuol dire che le ha vinte praticamente quasi tutte. È un rullo compressore, però in casa ha delle difficoltà oggettive. Aspettiamo sempre la rinascita del Pescara o la catarsi del Pescara. Io l'aspetto sempre, ogni settimana diciamo sempre che vivacchia, che gioca un calcio ruminato, però qualcosa deve pur succedere. Vedendo quello che è successo al Milan fino a ieri sera, una squadra viva che invece all'inizio del campionato non era molto diversa dal Pescara sotto certi aspetti, questo ti fa capire che nel calcio possono succedere, ci possono essere delle chimiche particolari. Io fino adesso ho difficoltà a pensare che questo possa accadere, però come ho detto all'inizio della trasmissione, da tifoso me lo auguro. Ecco, il campo di Cittadella, dove non ci sono grandi condizionamenti, dove tutte le squadre hanno sempre avuto la possibilità di giocare il proprio calcio, perché lì è un ambiente particolare, mi ricorda in un qualche modo, in qualche misura mi ricorda un po' il Chievo in Serie A, c'è cioè una continuità di una vera e propria impresa calcistica, perché Cittadella è una cittadina piccolina, molto bella, dove i giocatori non subiscono pressioni. E quindi io spero che ci sia finalmente una resurrezione, sarebbe anche un risultato prestigioso, perché Cittadella è una delle candidate più autorevoli in questo momento, non soltanto a disputare i playoff, ma forse anche a potersela giocare fino alla fine per i primi 2 posti. Le diceva che con Stellone andiamo in Serie C. Vabbè, ancora. No, questa io spero che magari. Sì, ci sono stati un paio di messaggi, diciamo, che non sono ottimisti con Stellone. Ma io intanto, a proposito di Cittadella, direi che in Serie B l'altra squadra che fuori casa viaggia, che è una bellezza, non a caso, è il Foggia del buon Strop. C'è Palermo. Cioè due squadre che se hanno spazio ti fanno male. Il Cittadella presumo che col Pescara giocherà in casa come ha giocato qua, perché Zeman almeno in questo non è cambiato, insomma non va a fare le barricate, no, come si dice adesso, non mette il pullman davanti alla porta e come dire io lo sto aspettando Macin, è l'unica mia speranza di far cambiare passo a questa squadra. E come si chiama? Quindi tecnicamente la partita si potrebbe anche presentare sotto i migliori auspici per lo spettacolo, ma siccome anche il Cittadella non è più una squadra che segna molto, diciamo che ci può stare per il Pescara una prestazione casalinga tipo quella con la Cremonese, cioè, se non si rompono gli equilibri per un episodio nei primi 20 minuti, una partita che potrebbe andare sul canovaccio dell'ultima. Tanto chiedo scusa per questo mal di stagione, purtroppo allora, avvocato, stasera è una serata qua c'è una sorpresa Allora, io ho rivisto alcuni giocatori del Pescara, purtroppo c'è il beneficio di inventario perché non so l'ora. Però, per esempio, per vedere se un'annata va bene bisogna vedere Giove. Allora, Giove era abbastanza favorevole. Per esempio, Pettinari, che lui è del segno dell'acquario, con molti pianeti di Capricorno, come la Padula, dal punto di vista... Ha la Luna... E Plutone nel segno dello Scorpione, però nella prima parte, nella prima decade dello Scorpione, quando è passato Giove sulla Luna, lui ha fatto quelle due triplette. All'inizio del campionato è andato fortissimo, poi Giove è andato avanti e si è un po' affievolita la cosa. Poi ho visto che ci sono due grossi
marziani, noi abbiamo due marziani. No, meno male. Valzania. E uno ha già dato dimostrazione che è in gamba, è Valzania, che purtroppo ha avuto nel mese di febbraio ha avuto lo stop di Marte, che è entrato nel segno contrario ai pesci, tant'è vero che anche Spalletti dell'Inter, l'Inter era partita fortissimo, poi Spalletti è del segno dei pesci, Icardi è del segno dei pesci, è arrivato questo Marte e ha stoppato l'Inter, però l'Inter si riprenderà tra poco e io penso che si possa riprendere benissimo Valzania, perché è uno che c'ha grinta. Poi c'è un altro giocatore che purtroppo ha la stessa conformazione, ossia il Sole congiunto a Marte, anche lui del segno dei pesci, e Palazzi Andrea, che si è fatto male. Il Marte negativo ha avuto un grosso infortunio, non so se si riprenderà, non sappiamo se si riprende. Quindi abbiamo due marziani, ce l'abbiamo. Poi abbiamo la perla di Brugman, che è uno dei pochi giocatori, anzi forse è l'unico, poi ce n'è un altro, che ha Giove, che è il pianeta della grande fortuna. Teniamo presente che per avere successo anche nella vita, oltre che nello sport ci vuole male, però insomma Giove è il pianeta. Allora questo Brugman ha il Sole congiunto a Giove in ottimo aspetto, quindi secondo me, ma io non lo dico, insomma, dovrei suggerire, va messo nelle condizioni di farlo. Bisogna facilitare il gioco di Brugman, vedere un po' se ha bisogno di una mezzala che corre, così come Rivera ci aveva Lodetti che correva per tre. È la stessa cosa, bisogna mettere Brugman nelle condizioni, direi, perché è uno che ha veramente una fantasia. E poi ho avuto questa bellissima sorpresa, proprio ieri dopo che mi ha chiamato, sono andato a vedere la data di nascita di Bonino Cristian. Allora, Bonino, Valzania e Palazzi sono tutti e tre del 96, però Bonino ha un bellissimo Sole trigono a Giove, come Immobile. Guardate che Immobile, e tra l'altro mi sembra tra che assomigliano. E somigliano fisicamente, perché sì, sono alti, biondi. Questo è, allora, secondo me, adesso proprio la sparo, la butto, perché sono un tifoso, insomma, oltre che del Milan. Secondo me con questi, con anche quell'altro che è arrivato, quel Falco sì, è un acquario molto intuitivo, c'ha un guizzante, perché c'è anche un aspetto nel segno dei gemelli, che è un segno molto. Secondo me con la difesa si è assestata con Campagnaro, Balzano, queste qua. Secondo me, perché vedo che Walter sotto i baffi, che non ha... approva. Lui approva, perché è tifoso più degli altri, lui non lo vuole far vedere, lui critica perché gli vuole bene al Pescara, sì, come anche lui di tutti quanti, noi gli vogliamo bene. Secondo me, guarda, mi ci gioco, faremo un buon finale di campionato. Bene, sì. Allora poi ci vedremo nel finale per sancire questo bel finale di campionato del Pescara, speriamo. Mi ha impressionato veramente... questo di Bonino, quando ho visto, guarda, è tale quale, perché pure a me è impressionato Sole, Bonino va fortissimo. Immobile ieri ha fatto domenica, un partitone, sabato beh ieri non troppo, quello che è importante è tutto sommato ieri, che Pescara il Sole trigono a Giove, sai qual è il calciatore che c'ha il Sole trigono a Giove? È Totti, non so se mi sbaglio. Dicevo, la cosa importante è che Pescara riprenda un pochino una marcia più sostenuta, che riesca a vincere alcune partite, perché poi tutto sommato il campionato di Serie B è sempre molto combattuto, le squadre stanno tutte vicine e veramente ancora c'è molto da verificare, insomma il Pescara può ancora dire la sua, è quello che crediamo tutti, anzi lo speriamo sicuramente. Bene, grazie agli ospiti di questa sera, che ci hanno onorato di essere qui in trasmissione, grazie alle camere, Andrea Berardinelli questa sera, al coordinamento di Naomi Polidoro, alla regia di Danilo Cinquino, in redazione, oltre a Tatiana Conetti che ha lavorato in settimana, questa sera Pierluigi Tarquinio che ringrazio, un grazie come sempre a voi che ci seguite da casa. Appuntamento a giovedì prossimo, sempre allo stesso orario. Buonanotte. Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare. E c'è un pallone, sta viaggiando su un prato, e quando arriva mi farà sudare. Ma dimmi quando arriva.
son così teso, questa palla non arriva mai. Chissà che faccia che farai, così felice e sbalordito non t'ho visto mai. A tutto campo arriverà, è un talk show del tuo Pescara, qui si parlerà. Chissà che faccia che farai, quando la vedi alla televisione rimarrai senza parole. Clicca se seguici.